amici, una nuova puntata del nostro approfondimento televisivo. Questa sera ospitiamo nei nostri studi il presidente dell'ATC CZ2, ambito di Catanzaro, ambito territoriale di Caccia. Pino Maida, che salutiamo e ringraziamo per aver accolto il nostro invito, e parliamo questa sera della problematica dei cinghiali, sia per quanto riguarda il contenimento, l'abbattimento, ma anche e soprattutto per i rimborsi alle aziende agricole che operano sul nostro territorio. Presidente, qual è la situazione? Allora, per quanto riguarda l'emergenza cinghiali, che poi bisogna dire è un problema che non riguarda solo la Calabria o il nostro territorio, ma purtroppo è un problema che riguarda l'intero paese, tutta l'Italia. La Regione Calabria, sensibile alla richiesta degli agricoltori, si è subito messa in contatto con gli ATC per mettere in campo un'azione per frenare la presenza dei cinghiali sui territori. E d'accordo con gli ATC ha messo in campo un gruppo di sele controllori che stanno ogni sera, diciamo, abbattendo decine e decine di cinghiali. Questo gruppo di sele controllori è coordinato dagli Uffrida, Raffaele, che sta facendo un ottimo lavoro. Bisogna riconoscere alla Regione Calabria, al suo Dipartimento, con i vari responsabili, che ha avuto la capacità immediatamente di capire come fronteggiare questa situazione di emergenza, perché i cinghiali così numerosi invadevano parecchi territori che erano destinati all'agricoltura, creando notevoli danni economici agli agricoltori. E la Regione, ecco, di questo si è fatto carico attivando, come dicevo prima, un gruppo di quasi 150 sele controllori tra la provincia di Catanzaro e la provincia di Vibo, perché poi il passaggio dei cinghiali è su questo confine, e ha subito immediatamente attivato un corso per nominare altri sele controllori, proprio perché vuole dare una risposta massiccia a questo problema. E questo io credo che bisogna riconoscerlo alla Regione Calabria, che con tutte le difficoltà si sta muovendo per dare una risposta immediata agli agricoltori di questo comprensorio. Il problema qual è? È che si può risolvere dalla mattina alla sera, ci vuole del tempo. Ci vuole del tempo per creare, diciamo, quelle condizioni di avere una riduzione vera di questa presenza di cinghiali. Perché di fatto qual è stato il motivo di questa invasione? Che non abbiamo più il cinghiale puro come era 30 anni fa. Oggi abbiamo un cinghiale che è stato incrociato con i maiali e riesce una scrofa a riprodurre per ogni parto 8-10 maialini, e addirittura ci sono anni che partoriscono due volte l'anno. Questo è stato il fenomeno che ha in questo momento colpito l'Italia e la nostra regione. Ecco, quando parliamo di sele controllori parliamo ovviamente di cacciatori professionisti che devono fare dei corsi, insomma, specifici. Sì, sono dei cacciatori che hanno fatto dei corsi anche per sparare in sicurezza, perché non è facile intervenire anche in determinati territori dove ci può essere la presenza anche di nuclei abitativi. Ecco, la necessità di avere persone esperte per poter intervenire sul selvatico, però senza mettere a rischio la vita dei cittadini. Quindi l'altra sponda su cui lavora l'ATC è quella dei rimborsi, perché molte aziende che subiscono i danni dei cinghiali poi ricorrono appunto alla vostra struttura, alla stessa Regione Calabria, per un rimborso, insomma, di quello che è accaduto. Sì. Allora, ma la Regione si sta muovendo
anche e soprattutto verso questo canale che è il canale dei rimborsi, perché vuole essere vicina a quelle che sono le problematiche degli agricoltori per i danni causati dai cinghiali. E devo dire che la Regione Calabria, al di là di quello che si dice fuori molte volte perché non informati, ha già attivato una serie di mandati di pagamento. L'ultimo fatto dalla Regione Calabria di qualche mese fa ha liquidato 19 ditte per un importo di 35.829 euro. L'altro, perché da qualche mese la Regione, proprio per accelerare, per dare più velocità al rimborso dei danni, ha trasferito anche queste competenze all'ATC e fino a 5.000 euro li liquidiamo direttamente noi dopo aver fatto la perizia e portata in tribunale per il giuramento. Un altro elenco di 25 ditte per un importo di 22.205 euro. Questi sono stati già liquidati. In settimana convocherò altri 20 ditte per firmarmi se accettano l'importo stabilito dal perito, e nel giro di un mesetto liquideremo anche queste altre 20 ditte. Perciò siamo già quasi al completo, restano altri 15-20 perizie da completare, dobbiamo recarci sui territori per fare queste perizie, ma diciamo che la Regione Calabria ha trovato il canale giusto per poter dare risposte immediate ai cittadini. Ne approfitto per dire che in quest'ultimo elenco ci sono alcune ditte di Chiaravalle, Cardinale, Torre, di Borgia, che sono state liquidate, di andare a verificare sui loro conti correnti perché sono state accreditate questi importi. Perciò vedi, anche questo è la dimostrazione che la Regione Calabria si sta muovendo e si sta muovendo bene, fermo restando che il problema non è di facile soluzione e non si può risolvere dalla sera alla mattina. Sicuramente interverremo con altri corsi di formazione per ulteriori selle controllori per avere una presenza più massiccia sul territorio e nel giro di poco tempo di ritornare, diciamo, a un numero accettabile a livello di cinghiali. Ecco, Presidente, sicuramente lei dice non è un problema di facile soluzione, anche perché ci sono delle zone nelle quali poi i selecontrollori non possono intervenire. Mi riferisco ad esempio alle oasi protette, come ad esempio il Lagangitola, ma anche i centri urbani, per esempio a Soverato ci sono delle presenze di cinghiali. Certo, allora per quanto riguarda le oasi o addirittura i parchi, io l'altro giorno sono stato in Regione Calabria e sentivo parlare, questo è un fatto importante, che la Regione, e questo anche merito al Presidente e a tutto lo staff dirigenziale del Dipartimento Caccia e Pesca, si stanno muovendo per trovare una soluzione, fare una legge, una norma che possa consentire anche all'interno di queste aree delle forme di caccia per ridurre e abbattere i cinghiali all'interno, perché loro si sentono protetti e vanno lì, e lì purtroppo oggi così come non si può intervenire. Per quanto riguarda le situazioni nei centri abitati, lei citava poco fa la questione di Soverato, quel gruppetto di cinghiali che è presente e che continuamente vediamo sui telefonini, su internet, su Facebook, è un gruppo che è stato seguito e che è seguito dai selecontrollori. Purtroppo lì c'è una grossa difficoltà a intervenire con le armi, perché frequentano centri abitati, l'ospedale, la zona del lungomare, via Maria Ausiliatrice, e purtroppo lì non si può sparare perché prima di tutto dobbiamo mettere in sicurezza la vita dei cittadini.
Comunque anche su questo stiamo lavorando per vedere come intervenire per eliminare quel problema. Ne approfitto di questa intervista per invitare i cittadini di Soverato ad evitare a portare da mangiare, perché il cinghiale è un animale molto intelligente. Nel momento in cui capisce che su quel territorio c'è abbondanza di mangiare, si trova, anzi addirittura fa avvicinare altri branchi di cinghiale. Ecco, questo è un invito che faccio e mi auguro che i cittadini mi ascoltano e non danno da mangiare a questi cinghiali. Insomma, una problematica che ha impegnato il suo ATC per lungo tempo, però non solo, ecco, il suo ambito, di che cosa si è occupato negli anni della sua presidenza. Guardi, io oltre a questo fatto che è stato, diciamo, il problema centrale perché riguarda una serie di attività agricole e di conseguenza anche il risultato economico di tanta nostra gente, e lì abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per dare risposte. Come ATC ho fatto, diciamo, un'attività parallela che è quella vera e propria della gestione del territorio. Io sono presidente da 4 anni e in questi 4 anni abbiamo lavorato per riavere un territorio dove c'è una presenza di selvaggina nobile, cioè lepri, starne, fagiani, che sul nostro territorio per anni erano completamente spariti. Allora, una delle prime cose che ho voluto portare avanti insieme al mio consiglio di amministrazione è stata quella di fare un piano di rimpopolamento di questi selvatici. E abbiamo deciso di non fare più gli interventi a pioggia come si facevano nel passato. Abbiamo deciso di fare interventi di rimpopolamento con un piano dove in questo piano erano previste 10 macroaree. Ogni macroarea era composta di 3 comuni. Noi siamo 32 comuni e abbiamo fatto ogni macroarea composta di 3 comuni, tranne 2 dove ce n'erano 4. E ogni anno abbiamo fatto dei lanci specifici rimpopolando uno di questi 3 comuni di ogni macroarea. A distanza di 4 anni abbiamo completato il ciclo dei rimpopolamenti. Quest'anno abbiamo riaperto nuovamente il ciclo con il lancio del 2019. Tutto questo è stato possibile, e devo dirlo, devo ringraziare i componenti del comitato di gestione che mi hanno dato un grossissimo aiuto. Voglio darvi alcuni dati perché è giusto che i cittadini sanno cosa abbiamo fatto di reale in questi anni. Abbiamo fatto, allora, nel 2016 rimpopolamenti di lepri 140 per un importo di 25.000 euro. Nel 2017 abbiamo fatto un rimpopolamento di 180 lepri e 200 starne, tra starne e cuturnici, per un importo di 40.000 euro. Nel 2018 abbiamo fatto un rimpopolamento di lepri, di 140 lepri e 280 fagiani, per un importo di 25.000 euro. Nel 2019 abbiamo fatto un rimpopolamento di lepri, di 110 lepri, per un importo di 20.000 euro. Questa è l'attività, diciamo, che ha fatto l'ATC per quanto riguarda i rimpopolamenti. Ma non ci siamo fermati solo a questo. Abbiamo presentato un progetto alla Regione Calabria che è collegato al problema di prima dei cinghiali. E abbiamo chiesto alla Regione Calabria, come ATC, di realizzare 3 centri di igiene,
uno sulla zona di Chiaravalle, uno sulla zona di Girifalco e uno sul Basso Ionio, per andare incontro alle squadre di cinghialai, ma anche ai selecontrollori che molte volte, quando fanno l'abbattimento dei cinghiali, hanno difficoltà a portare poi le carcasse di questi cinghiali in zone dove è più facile fare le visite mediche. E allora noi abbiamo chiesto la realizzazione di questi tre centri di igiene. Devo dire che la Regione Calabria ha apprezzato molto questa nostra proposta e so che sta lavorando per individuare dei finanziamenti per realizzare questi tre centri. Ma questo non è solo una risposta a quelle che sono le esigenze dei cacciatori o dei selecontrollori. A questo io ho voluto dare uno sguardo un po' più avanti e sto lavorando per presentare un ulteriore progetto alla Regione Calabria, che è quello di creare un centro di raccolta dei cinghiali abbattuti con la relativa lavorazione delle carni. E oltre a dare poi anche un aiuto economico ai cacciatori, che possono portare lì e farsi pagare i cinghiali, si possono creare anche posti di lavoro e avere un prodotto di alta qualità come salumi e prosciutti di cinghiale calabrese. Su questo ci sto lavorando, io sono convinto che presenteremo a breve anche questa soluzione e la Regione su questo sarà anche molto disponibile, perché abbiamo lì un gruppo che sta lavorando alla Regione Calabria davvero con grande serietà. E consentitemi di ringraziare il dottor Giovinazzo, il dottor Rocco Stranieri, che stanno facendo un lavoro eccezionale, eccezionale davvero. Io credo che su questa linea, se ci sarà la collaborazione di tutti, dei cacciatori, dei cittadini, degli agricoltori, possiamo davvero ottenere per il futuro grandi risultati. La strada che io ho sempre sostenuto dove ho operato è che tutto si può fare se c'è collaborazione da parte di tutti e coinvolgimento da parte di tutti. Perciò io ringrazio anche le associazioni di categoria che fanno parte del Consiglio di Amministrazione dell'ATC, categoria dei cacciatori, degli agricoltori, degli ambientalisti, che fino ad oggi mi hanno dato un grossissimo aiuto per portare avanti questa serie di, diciamo, iniziative. Ecco Presidente, diciamo, in buona sostanza possiamo dare un messaggio anche rassicurante ai cittadini di questo territorio, insomma, che su questa questione dei cinghiali, insomma. Sì, stiamo lavorando anche d'accordo con il comitato che è presente, con il Presidente Fristachi. Abbiamo fatto una serie di sopralluoghi, abbiamo portato un gruppo di selecontrollori soprattutto su questo territorio di Chiaravalle, Cardinale e Torre, stiamo ottenendo degli ottimi risultati. Un altro intervento serio lo stiamo facendo sul Gagliato, soprattutto in prossimità della Gagliato Mare, perché anche lì abbiamo intravisto un pericolo che secondo me è ancora più grave rispetto a quello dei danni causati all'agricoltura, che è quello causato agli incidenti stradali. Lì ci può essere anche, come dire, la morte di qualche cittadino, e lì stiamo facendo su quella strada un cordone di sicurezza per cercare di frenare il passaggio, l'attraversamento dei cinghiali durante la notte. Non è cosa facile, però noi ce la stiamo mettendo tutta, perché devo dire che su questo la Regione ci sta dando un fortissimo aiuto. E allora Presidente, noi la ringraziamo per questo approfondimento, anche perché è una tematica molto sentita sul territorio e probabilmente a breve ci ritroveremo, perché insomma è necessario aggiornare costantemente i cittadini. Sono disponibile a tutti, proprio per affrontare questi problemi insieme, e invito i cittadini che hanno danni a mandare i telegrammi oppure a comunicare via PEC, perché questi sono i canali che
è più facile avere risposte immediate. Perciò grazie a voi per avermi dato questa possibilità, ci vediamo sicuramente nel più breve tempo possibile per dare ulteriori informazioni. Grazie a tutti voi e arrivederci ai prossimi approfondimenti su Teleionio.